Il miglior biglietto da visita è il vostro sorriso. Dental City offre la forma più completa di servizi e specializzazioni in ambito odontoiatrico. Il dottor Pasquali, specialista in ortognatodonzia, dirige uno staff altamente professionale che si avvale anche della consulenza delle migliori università italiane. Se cerchi specialisti in ambito medico, chiama CityMed, centro medico specialistico. Tanti professionisti esperti e con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche. Dental City e CityMed, a Monte Cassiano, presso il nuovo centro commerciale, in via Mainini 79. Siamo tornati di nuovo in studio e ci ha raggiunto la dottoressa Tania Paoltroni, coordinatrice ostetrica dell'ospedale di Civitanova Marche. Dottoressa, chiaramente buonasera e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. E chiaramente continuiamo a parlare di parto. Ecco, ci vuole dire, dottoressa, che cosa influenza l'esperienza del dolore durante il travaglio ed il parto? L'esperienza del dolore nelle donne è estremamente soggettiva e ovviamente è influenzata da molte componenti che vanno dall'esperienza, da una cultura generale ed anche da quelle che sono implicazioni sociali e da vissuti precedenti. Ovviamente è molto difficile proiettarsi in quello che sarà il dolore del parto per quella donna e per la persona che assiste la donna stessa in quel momento. Consideriamo che molte donne che hanno già partorito hanno comunque un'esperienza differente tra un parto e l'altro. Quali sono, dottoressa, le caratteristiche del dolore durante il travaglio? Allora, il dolore in una fase di travaglio inizia in maniera, graduale, in maniera graduale come un dolore da mestruazione. Pian piano arrivano quelle che sono chiamate le DOI, ovvero contrazioni, che hanno un andamento all'inizio irregolare e ci troviamo in una fase prodromica di adattamento dove iniziano le prime modificazioni del corpo della donna. Pian piano queste contrazioni assumono un andamento regolare come delle onde dove arrivano, hanno un apice e poi pian piano scendono. Questa è la fase del periodo dilatante dove avvengono le principali modificazioni della cervice uterina e della progressione del feto verso il canale del parto, per trovarci poi in quella che è la fase espulsiva dove la donna percepisce un premito incoercibile e quindi arriva la necessità di espletare il parto. Questo dolore è crampiforme e tendenzialmente è un dolore acuto a livello dell'addome che si estende nella zona lombosacrale. Ecco, in che modo il corpo e la mente della donna, dottoressa, fronteggiano il dolore, del travaglio e del parto? Allora, abbiamo definito questo dolore come crampiforme e durante la contrazione vengono espulsi, vengono attivati degli ormoni che sono le endorfine. Queste endorfine sono degli ormoni che producono nella donna un'analgesia naturale e questo per fortuna protegge comunque sia la donna dal dolore del parto, poiché ha competenze per affrontarlo, ma questo deve essere favorito dall'ambiente, deve essere favorito dal vissuto e deve essere favorito anche da una proiezione culturale adeguata. Queste endorfine ovviamente si associano ad altri ormoni e vanno a interagire nella fase di pausa tra una contrazione e l'altra. Esistono, dottoressa, delle condizioni per le quali durante il travaglio il dolore può essere amplificato? Sì, diciamo che in realtà il dolore del travaglio può essere amplificato a volte da quella che potrebbe essere una stimolazione farmacologica, quindi un'induzione al travaglio, a quelle che sono le posizioni obbligate. Consideriamo che oggi per fortuna la donna è molto libera nei movimenti durante il travaglio, al fatto di rimanere digiuna durante il travaglio stesso, cosa che non dovrebbe accadere. E poi pensiamo anche all'isolamento, alla condizione che la donna non può vivere il travaglio con la persona che ha scelto in quel momento. E questo ovviamente aumenta il dolore, così come le manovre ostetriche specifiche e a volte anche importanti in condizioni particolari del travaglio e del parto. Certo, bene. Dottor Di Prospero, in quale occasione durante la gravidanza la donna parla di dolore? Il dolore è un argomento importante e frequente durante gli incontri che abbiamo con le gestanti. È chiaro che è una preoccupazione che è precoce, perché la donna immagina, si preoccupa non solo dell'evoluzione della gravidanza, ma di quello che sarà poi il termine, l'evento parto. È lì il grande punto interrogativo e tra le tante domande che si fa è anche cosa accadrà, quanto sentirò questo dolore. E
Noi affrontiamo precocemente il discorso dolore proprio nei corsi di accompagnamento alla nascita. È uno dei settori dove dedichiamo una particolare attenzione e dove forse Tania può dire anche qualche cosa a questo proposito. Sì, quindi, ecco, che cosa ci può dire, dottoressa, lei che poi sta più a contatto, insomma, con queste donne in gravidanza? In realtà il pensiero del dolore accompagna un po' la donna dal momento del concepimento in poi. Ovviamente la donna è proiettata più a elaborare il dolore nel terzo trimestre di gravidanza, dove avviene la separazione. Non tanto nel primo, perché c'è il processo di nidificazione, il secondo di benessere, e nel terzo c'è proprio il processo di separazione, quando la donna in qualche modo acquista consapevolezza di dover far nascere il proprio bambino. Quindi è in questa fase che principalmente si confronta di più con l'idea del dolore, quindi il chiedersi che cosa sarà, che cosa accadrà, come lo affronterò. Ovviamente questo viene discusso fortemente nei corsi di accompagnamento alla nascita e poi è in mano anche a tutti quegli operatori, quindi ginecologi, ostetriche, che seguono la gravidanza. Dottoressa, per alleviare il dolore, insomma, alla donna, vengono proposte altre metodiche nella vostra unità operativa? Sì, in realtà noi ci avvaliamo di quelle che sono sia metodiche farmacologiche, come abbiamo parlato della parte analgesia, e di metodiche non farmacologiche. Le metodiche non farmacologiche iniziano innanzitutto dal rapporto one-to-one con l'operatore. Questo perché fin da tempi atavici la donna è sempre stata assistita da altre donne durante il travaglio, durante il parto. E questa è un po' una continuità, infatti la figura dell'ostetrica è la figura fondamentale nell'assistenza della donna. È presente sia per quanto riguarda tutta la sorveglianza, quindi la parte professionale, ed è presente anche per rispondere a quelli che sono i bisogni durante il travaglio e durante il parto. Quindi l'assistenza one-to-one è fondamentale. Associata poi a competenze professionali specifici che vanno dal massaggio, il tocco è contenitivo, il tocco è curativo in realtà, perché molte donne gradiscono la mano presente, la forza, l'energia che viene trasmessa con il massaggio. Per parlare anche dell'acqua, nella nostra unità operativa l'acqua è da sempre una fonte inesauribile, vorrei proprio chiamarla di aiuto, sostegno e di vita. Perché? Perché consideriamo che una donna che affronta un travaglio ad esempio in acqua va comunque sia a non sentire il peso della forza di gravità e quindi facilita il movimento. L'acqua è rilassante per quanto riguarda la muscolatura, parliamo di acqua calda, e quindi facilita tutto quello che è il percorso di rilassamento e di maggior tolleranza al dolore. Così come ad esempio la digitopressione, che si avvale di una tecnica di medicina cinese, dove c'è in fondo la componente olistica che mette insieme la parte fisica e spirituale, quindi il concetto di salute nella sua unicità e complessità. E questo qui, attraverso dei punti di digitopressione, attraverso questi punti di digitopressione che sono legati appunto agopuntura, aiuta la donna a ovviamente tollerare meglio quello che è il dolore, così come ovviamente il movimento libero e la presenza anche della persona scelta da lei stessa per vivere quel momento così intenso e forte. Certo, insomma, quindi ecco, ci sono diverse metodiche per alleviare il dolore, ma secondo lei in che modo può essere facilitata la scelta della donna nell'utilizzo poi di metodiche differenziate per la gestione del dolore? La donna deve scegliere in maniera consapevole, poiché è estremamente soggettivo l'intensità del dolore che la donna proverà, deve scegliere dopo essere stata informata. E quindi una donna può scegliere con consapevolezza solo esclusivamente attraverso l'informazione, un'informazione adeguata. Bene. Dottor Di Prospero, ecco, quindi lei ci ha detto prima che la novità, insomma, nella vostra unità operativa della parto analgesia è stata, insomma, accolta con molto entusiasmo. Sì, sicuramente. Questo, quando si introduce una novità, una procedura nuova in un sistema, si possono incontrare delle resistenze che possono essere anche considerate fisiologiche, perché ci sono delle abitudini comunque, no, nei sistemi, quando introduciamo delle variazioni è chiaro che l'abitudine viene cambiata, no? Quindi, io devo dire che
Non è stata certamente la nostra esperienza in questo senso. Io ho visto invece un desiderio di cambiare, di adottare questa tecnica. Non c'è stata alcuna resistenza. Questo è stato veramente bello, perché ho visto negli operatori comprendere che si trattava di un'occasione di upgrade, cioè di confronto, di aggiornamento. Questa tecnica, la parte analgesia, ci ha portato a confrontarci con altre figure professionali, come appunto gli anestesisti, a confrontarci con altre realtà ospedaliere. Quindi le diverse figure professionali, sia ostetriche che la parte medica, hanno accettato questa tecnica come l'occasione. Veramente, certo, un'occasione di crescita professionale. Lei, dottore, come può giudicare l'esperienza di questi primi mesi? No, è stata un'esperienza senz'altro positiva, entusiasmante direi, perché posso dire tra gli aspetti positivi, ad esempio, non solo certamente l'esperienza delle donne, la loro felicità, ma anche dal punto di vista obiettivo, ad esempio un calo dei tagli cesarei. L'applicazione della parto analgesia in alcuni casi ci ha portato a evitare addirittura il cesareo. Dottore, ma quale percorso dovrà fare la donna per accedere alla parto analgesia? Dunque, ci sono due strade fondamentali. Dunque, la prima è quella dei percorsi di accompagnamento alla nascita. Lì le donne incontrano le ostetriche, ma incontrano anche l'anestesista. Quindi nei corsi di accompagnamento alla nascita c'è la possibilità di avere tutte le informazioni e anche la possibilità di dire: oh, io voglio partorire in questo modo, voglio avvalermi di questo servizio. Però è anche possibile per chi non fa questi corsi, ma viene dal privato o comunque da altre realtà, ci si può avvalere comunque di questo servizio anche semplicemente telefonando in ospedale al reparto di ginecologia ostetricia. E allora a quel punto viene offerta la possibilità di parlare, di avere un colloquio con l'anestesista, di avere un colloquio con l'ostetrica e quindi di avere tutte quelle informazioni e quindi eventualmente poter scegliere questa modalità, questa opzione per il parto. Dottore, quali sono i vostri progetti futuri? I nostri progetti sono quelli di incrementare, potenziare i servizi che ruotano intorno all'evento parto. Ci stiamo sforzando molto, ad esempio, nel consentire il parto nelle donne già cesarizzate, e stiamo avendo una bella esperienza su questo fronte, quindi vogliamo dare la possibilità sempre di più alle donne che hanno avuto un pregresso cesareo di partorire spontaneamente. Un altro obiettivo è quello anche di andare incontro alle donne che hanno una presentazione podalica. Lì abbiamo messo in campo molte energie attraverso degli ambulatori anche che hanno un approccio fisiologico al problema, ma anche medico. Quindi ecco, l'importante, la parto analgesia è stata veramente una grossa conquista per le donne, per noi, ripeto, perché è stata una crescita professionale per tutti, ma non è finita qui, perché vogliamo comunque sempre migliorare il servizio verso le donne che debbono partorire, le partorienti. Bene, noi ci fermiamo un attimo per un'altra pausa pubblicitaria, restate con noi, torniamo tra poco e, come di consueto, nella terza parte con le domande dei nostri telespettatori. Johnny Auto Group, Bosch Car Service, Campocavallo di Osimo. In oltre 20 anni di attività, Johnny Auto ha costruito un gruppo altamente professionale, affiatato e affidabile, distribuito nel centro officina, nel comparto gomme e revisioni, nel salone di vendita nuovo, usato e noleggio, e nella carrozzeria e verniciatura. Johnny Auto Group, risultati sorprendenti, con tecnologia sempre più all'avanguardia. Johnny Auto Group, Campocavallo e Padiglione di Osimo.
Cementor, una realtà che opera sul territorio con successo dal 1963 nella vendita e posa in opera di pavimenti e rivestimenti di tutti i generi, arredo bagno, prodotti di edilizia, fornitura e montaggio di cucine e arredamenti. Chiavi in mano nella progettazione e realizzazione di ambienti con proprio interior designer attraverso il proprio marchio Made 3.0. Nei punti vendita di Castelfidardo e Marina di Montemarciano, fornitura e posa in opera di infissi, porte e portoni blindati, importazione e distribuzione di pietre arenarie e quarziti per pavimenti esterni. Cementor, selezione di materiali d'ambiente, di Enrico Fermi 14, Montelupone. La sanitaria Fogliardi del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba da oltre 80 anni è al servizio del cliente con cortesia e professionalità. È specializzata nella produzione di plantari per ogni necessità, su misura e in 3D, con esame baropodometrico elettronico gratuito. Negli storici locali di Via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asurinail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24. Nuovo polo diagnostico. A 25 anni dalla fondazione del Centro Medico Associati Fisiomed, nella sede storica di Via Natali 1 a Sforza Costa, dopo aver aperto centri medici a Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche, il gruppo medico Fisiomed ha deciso di raddoppiare e rafforzare la sua presenza a Sforza Costa, aprendo una seconda sede in Via Giovanni XXIII numero 8. Per info e prenotazioni 0733 20 28 80. Unifor SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Unifor è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozione Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretani isolanti. L'impresa edile Unifor di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica. Più valore al patrimonio immobiliare. Ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Unifor SRL, via Fratte 10, Osimo.